potuto intendere, soprattutto chi non è abituato a questo tipo di celebrazione, la nostra messa si innesta nella messa, detta messa, in questa scena ebraica. In fondo noi siamo i figli, siamo fratelli minori, i fratelli maggiori sarebbero gli ebrei. È giusto che in questo momento, in questa preghiera, perché l'abbiamo voluto vivere anche così, è una preghiera, anche se ha una sua direi portata, una sua valenza culturale per i nostri ragazzi. Voi immaginate che cosa potrà significare tutto questo nel loro ricordo, nei loro momenti, soprattutto per i bambini, ma tutti quelli che anche partecipano in maniera indiretta a questo splendido momento, perché nelle loro menti si incidono, nelle loro memorie si incidono queste cose che sono molto importanti. Mangiamo insieme il pane azimo. La notte in cui gli ebrei che vivevano in Egitto furono liberati dal Signore Dio dalla schiavitù degli egiziani. In quella notte si avverarono le promesse del Signore fatte ad Abramo, che sarebbe diventato padre di un popolo libero. In questa notte noi cristiani ricordiamo il passaggio dalla morte alla risurrezione di Gesù. Cantiamo a te, oh Signore.
in segno di benedizione verso i figli. Adesso i genitori benediranno i figli.